Siamo a Santa Margherita Ligure, alla 22esima edizione del forum organizzato da Scenari Immobiliari. Monitor Immobiliare ha seguito i lavori di questa prima giornata d'evento. Andiamo ad ascoltare direttamente dagli operatori del real estate quali sono le prime impressioni. Che aria respirano gli operatori immobiliari nel post ferie? È già possibile dare qualche indicazione? È ancora un po' presto, post ferie quest'anno sta ripartendo un po' lentamente, quindi sicuramente ci vuole ancora un pochino di tempo. Noi riteniamo che forse verso fine mese di settembre, primi di ottobre si può avere un segnale più preciso. Questo vale per gli operatori su Milano, che aria si respira sul mercato milanese? Ma Milano come al solito è una città che dà dei segnali in anticipo rispetto a quello che è il trend nazionale e continua per il quarto trimestre ad avere un segnale positivo. Potrebbe essere che l'anno si chiuda con un segnale positivo su Milano, noi riteniamo intorno a 4,5-5% in più rispetto a quello che è stato l'anno scorso. Il resto d'Italia fa ancora molta fatica, c'è ancora molta difficoltà nell'accesso al credito e questo non incentiva l'acquisto. Per quanto riguarda il resto d'Italia, il discorso del pacchetto casa inserito nel decreto Sblocca Italia vi convince come pacchetto, come soluzione? Per noi vediamo luce e ombre, ci sono alcune cose positive tipo il discorso del mercato di sostituzione che può essere aiutato con il ritiro in permuta degli appartamenti usati, però adesso aspettiamo vedere com'è la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, non ci aspettiamo una situazione shock, sicuramente ci vuole un pochino più di coraggio e in particolare sul mercato della locazione che non è quella norma che può incentivare il mercato della locazione. Bisogna far ritornare sulla locazione gli investitori istituzionali che hanno sicuramente la possibilità di far ripartire un mercato della locazione che poi darà assolutamente una mobilità anche all'Italia, il mercato della locazione. Quindi uno che si sposta per lavoro, se ha la possibilità di trovare un appartamento in locazione ad un canone magari un pochino calmierato, lo fa anche più volentieri.